Andrea Lazzari, 03 12 84, Bergamo, centrocampista. Figa, Questa per capire se su, intendi. dai! Sono un ragazzo generoso, leale e allegro. Se non avessi fatto il calciatore, non so cosa sarei diventato. Credo, come tutti i miei amici, io idraulico, muratore, piastrellista, non so, ho fatto per qualche anno il magazziniere, magari sarei diventato un capo magazziniere. Eravamo in due sul magazzino, perciò. Ah, ho iniziato nella squadra del mio quartiere a 7, giocando a 7 con i miei compagni di scuola e poi sono stato chiamato dall'Atalanta e ho fatto tutta la trafila del settore giovanile con l'Atalanta. Il mio peggior difetto credo la concentrazione, forse. Durante la partita faccio magari qualche sbaglio di troppo dovuto alla concentrazione. Mentre il mio miglior pregio credo che sia la visione di gioco in campo. Tempo libero adesso lo dedico molto a mia figlia, quindi gioco con mia figlia, metto a guardare i cartoni con lei. E prima non c'era qualcosa di così interessante, se non durante il periodo estivo lo dedicavo a imparare a fare surf, quindi le vacanze erano dedicate a quello. È piccola, ancora ha 2 anni, perciò non è che capisce bene dov'è, però si trova bene. Venendo da una città dove il tempo era spesso grigio, con nebbia, arrivare qua a Bari, che c'è spesso il sole, è tutta un'altra cosa. Sono andato anche a visitare Bari Vecchia con la mia ragazza, mia figlia, e ci è piaciuta molto tutti questi vicoletti, caratteristici. E comunque è stata buona, è stato buono e mi sto trovando bene. Quel momento del gol è stato è bello perché praticamente mi sono girato verso il guardalinee, essendo sulla riga della porta, pensavo di essere in fuorigioco, invece hanno convalidato il gol e quando ho visto che correva verso il centrocampo, insomma, c'è stata questa esultanza che sono andato verso la tribuna dove c'erano i miei genitori per esultare con loro, tra virgolette. E mi è venuto questo balletto di un po' di liberazione, no? Visto l'anno e mezzo che ho passato, è stato proprio un togliersi da dorso qualcosa, insomma, e mi è venuto così naturale fare quel balletto. Quello è stata una bella emozione, no? Vuol dire che siamo un gruppo unito, sono venuti tutti a esultare, è stato un po' il gol di tutti quello, non solo mio, perché siamo riusciti alla fine di una partita, allo scadere, a prendere 3 punti importantissimi. Ah, ce ne sono due che sono praticamente simili, che sono quelli da centrocampo. Ne feci uno a Grosseto contro Piacenza e fu il 2-1. E dopo un gol, tra l'altro di destro, dalla linea di fondo, volevo metterla in mezzo, però di destro invece ho fatto un gol eclatante. E poi ci fu quello lì da centrocampo. E lo stesso, che forse sono più legato, è quello di sempre nei preliminari di Europa League con l'Udinese. Eravamo a Trieste, anche lì sono entrato nel secondo tempo.
prima palla ho calciato da centrocampo e ho fatto gol. Quindi è questo, in questi due insomma che sono un pochettino più legati. Come piatto preferito, barese, credo che il pesce crudo e in particolare i ricci mi piacciono molto. Poi per quanto riguarda il mio piatto preferito in assoluto, non posso che dire le lasagne della mamma, quindi quella. Faccio un appello a tutti i tifosi della Bari di seguirci se possibile a Brescia e sicuramente sarete in tantissimi con il Trapani in casa. Nomino Nicola Jakimowski, così può avere la possibilità di parlare in italiano e imparare a parlare meglio. Ciao a tutti.